Un caro saluto. Oggi voglio ricordare, prima ancora di entrare nel vivo dell'argomento, le etichette che io ritengo, ma credo anche molti di voi, ritengo artistiche. Sono le vecchie etichette del brandy prodotto dalla cantina sperimentale di Noto e anche l'etichetta artisticamente molto ma molto bella e suggestiva del moscato liquoroso prodotto dalla stessa Reggia Cantina Sperimentale della città di Noto. La cantina sperimentale, attiva fino a qualche decennio fa, aveva i suoi ambienti in piazza Pantheon, a qualche metro dai giardini pubblici. Non ricordo per la verità solo le etichette, ricordo anche quel gusto, quell'intenso sapore del brandy e anche del moscato liquoroso. Giovanissimo mi ricordo addirittura che c'era la fila durante il periodo natalizio per acquistare qualche bottiglia di brandy che non veniva venduto poi a decine di bottiglie, ma esclusivamente a singola bottiglia. Perché? Perché la produzione era poca e perché le richieste erano tante. Parliamo, visto che non possiamo sorseggiare un buon bicchiere di vino, né di brandy, né di moscato liquoroso della cantina sperimentale, parliamo del moscato, del vino, del brandy parlato, non bevuto, e lo facciamo con il sommelier Maurizio Cannella. Come sapete, Maurizio gestisce l'enoteca Emilis Wine di via Rocco Pirri e di solito è sempre pronto, è sempre disponibile a fornire indicazioni a proposito di quello che è il pianeta che ruota tutto intorno a questo meraviglioso mondo che è quello del vino. Bentrovato Maurizio. Bentrovati tutti voi. Oggi Ho parlato delle etichette io, perché le etichette vedo fra l'altro che stiamo vedendo quelle bottiglie del moscato liquoroso, ma anche del brandy, che appartengono oramai a un passato che non c'è più, perché la cantina sperimentale, ahimè, ahi tu, ahi noi, a voi tutti, non c'è più. Eh sì, non c'è più e non possiamo tornare indietro, sia per il brandy sia per il moscato. Consideriamo che il brandy inizialmente veniva considerato un liquore perché non c'era un disciplinare vero e proprio come identificazione di brandy, perché mentre in Francia si produceva il cognac, che sarebbe un distillato di acquavite, in Italia non si poteva mettere il nome, come del resto succede anche per lo champagne. Il nome di cognac, quindi in Italia si può mettere il nome di brandy. Inizialmente la cantina sperimentale di Noto lo faceva come liquore, quindi nei salotti buoni della nobiltà siciliana si beveva questo liquore e poi successivamente con i disciplinari l'hanno identificato come brandy. Nella stessa cosa anche il moscato. E questi due prodotti di eccellenza della cantina sperimentale hanno avuto dei grandi premi. Ha avuto il Grande Premio Internazionale a Milano nel 1906, il Gran Premio di Esposizione Universale a Bruxelles nel 1910, medaglia d'oro a Tripoli. Parliamo dell'impero d'Italia. Quindi 1927, poi la medaglia d'oro a Conegliano Veneto nel 1927, sempre. Le etichette erano delle etichette molto spartane, raffiguravano la torre Stampace, che è la torre che noi conosciamo come il Torre d'Oro. In effetti non è così, perché la Torre d'Oro, in effetti, come mi hanno riferito, non si trova in superficie. Questa torre si trova immersa nel mare, è Sì, la un'etichetta colonna stampata, stampata. quindi è un'etichetta molto spartana che riguarda questa torre qua. Riguardando diciamo queste due eccellenze, si ricavava il brandy dalla distillazione di acquavite di moscato, quindi dava su un sapore molto morbido
e andava su una dolcezza molto fine. I profumi erano talmente simili al cognac francese che certe volte lo confondevano con il cognac francese a tutti gli effetti. Mentre il moscato veniva fatto da una produzione di muscatella, cioè questo tipo di lavorazione incominciò a farla la cantina sperimentale sotto la direzione del direttore Montoneri. E in pratica cosa succedeva? Si utilizzava questa muscatella e veniva aggiunto nella muscatella dell'alcol etilico. Questo alcol etilico non veniva immerso, diciamo, nella parte superiore del moscato durante la fermentazione, ma nella parte bassa, perché si era visto che mettendolo nella parte alta succedeva che questo alcol evaporava e quindi non aveva i suoi effetti. Quindi successivamente hanno iniziato nella produzione di inserire questo alcol di acquavite nella parte bassa, quindi bloccando la fermentazione, si aveva un moscato molto gradevole e alto come gradazione alcolica. Queste due etichette molto spartane sono state portate avanti per molto tempo. Poi negli ultimi tempi della cantina sperimentale, quindi parliamo dal 1970 al 1980, queste due etichette vengono cambiate. Per il moscato viene identificato la Porta Reale, che noi chiamiamo Porta Reale o Porta Nazionale, ora si chiama Porta Nazionale, ora si chiama Porta Reale, perché era stata intitolata a Re Vittorio Emanuele, d'altronde anche il corso si chiama Corso Vittorio Emanuele, mentre nell'etichetta del Netum, del brandy, viene raffigurato l'immagine di Ercole, quindi la famosa fontana che noi abbiamo, la fontana d'Ercole, e veniva chiamato Netum come prodotto. Mentre la famosa torre stampage nel moscato viene riportata nella capsula abbiamo la torre stampage e nello stesso tempo c'è l'immagine di Ercole, quindi delle sue fatiche. Allora, questa elaborazione fu fatta da un grande professore netino, il professore Accomando, un grande professore di storia del latte netina, anche lui scomparso da tempo, però lui riuscì a fare questo connubio di queste due figure di noto e inserendolo sia nella capsula e sia nella confezione che si dava nella vendita del prodotto durante il periodo natalizio. Tutti questi prodotti qua che erano prodotti che venivano venduti a prezzo simbolico, anche perché la cantina sperimentale non era scopo di lucro, quindi erano solo delle sperimentazioni che venivano fatte e quindi venivano vendute su quello che loro riuscivano a fare di questo prodotto qua. Poi successivamente che l'ultima produzione sono state fatte negli anni 80, quindi l'ultima produzione sia di moscato che sia di brandy sono state fatte all'incirca nel 1982-84, dopodiché non esistono più bottiglie. In Cina c'è qualcosa che l'hanno messo su internet, alcuni che hanno depredato la cantina sperimentale quando l'hanno ristrutturata, che è stato un peccato perché non c'è stato nessuno che quando hanno fatto i lavori di ristrutturazione in cantina sperimentale abbia preso nota di tutto il materiale che c'era all'interno della cantina sperimentale. Poi voglio dire una piccola curiosità, io ritornando sempre al famoso che abbiamo parlato precedentemente nella puntata precedente del signor Santino Boffardi, insieme avevamo fatto un progetto di andare a rifare di nuovo il moscato liquoroso, però non essendoci più la cantina sperimentale non lo potevamo fare, quindi ci siamo appoggiati a delle ditte di Marsala
che continuano a farlo questo risultato rigoroso, con un'etichetta particolare. Questa etichetta, abbiamo ripreso l'etichetta del professore, diciamo a comando, che è sempre la Torre, insieme a Ercole, con un medaglione in rilievo. L'etichetta l'abbiamo chiamato Notus, ma Notus non veniva riferito alla città, ma bensì a un vento che aspirava nel periodo dei Greci a sud, quindi si pensa che sarebbe lo scirocco, ecco, come vento riferito ai Greci. Ecco, diciamo, questa, stiamo parlando un po' di storia del prodotto. Questo prodotto l'abbiamo messo in commercio per circa 3 anni, quindi dal 2007 al 2010, dopodiché non abbiamo fatto più, diciamo, la commercializzazione, quindi la costruzione di questo vino, perché per il problema che c'è stato, che negli aerei non si poteva portare proprio il prodotto e tutta questa bella cosa, la gente non riusciva a capire il prodotto, quindi è finito là e abbiamo lasciato questo progetto che andava molto bene. Ascolta Maurizio, ti volevo fare una domanda, visto che tu poc'anzi hai ricordato il brandy Netum come una bottiglia anche da conservare, da custodire gelosamente, ecco, ma che durata ha? Ad esempio, c'è gente ancora, sento parlare, soprattutto anziani, che parlano del famoso brandy Netum della cantina sperimentale e dicono come se fossero in possesso di una reliquia o di un qualcosa di veramente importante da custodire all'interno di uno scrigno, o una bottiglia di Netum degli anni 70, degli anni 80, ecco, siamo nel 2020, in un altro secolo, ma che tenuta ha una bottiglia di brandy? Allora, consideriamo che è un distillato, come tutti i distillati non hanno una scadenza, perché l'alcol non va via, rimane sempre all'interno della bottiglia se è chiusa ermeticamente bene, non cambia neanche di sapore, perché è, diciamo, un infuso che viene fatto all'interno del prodotto, rimane all'interno, ce ne ha un periodo di scadenza. Se io ho un brandy anche del 1927 e lo apro oggi, troverò sempre la stessa fragranza dei tempi che furono, cioè non si altera il prodotto, mentre quello che succede nei vini sì, perché i vini hanno una sua evoluzione, essendo un prodotto naturale, quindi un prodotto evolutivo, ha una sua scadenza e una sua valenza, mentre per tutti i liquori, tutti i distillati, non esiste una scadenza per il prodotto, tant'è vero molte aziende non mettono mai la data di produzione, al limite mettono la data di invecchiamento del prodotto, dopodiché da quel momento in poi viene messo in bottiglia. Quindi la fase principale dei distillati è la fase, diciamo, di conservazione, come viene prodotto. Se viene passato in baricche, viene passato in baricche per 3 anni, quindi viene specificato che il prodotto fa a legno per 3 anni e successivamente viene messo in bottiglia. Tanto è vero, il colore rimane sempre uguale, non cambia. Allora, un'ultima battuta, perché siamo alla fine, Maurizio, parlavi anche di queste bottiglie che vengono in determinate circostanze esibite. Siccome il numero oramai si è ridotto a pochissime, non dico decine, ma centinaia, hanno mercato, ecco, c'è gente che chiede di vendere una bottiglia di brandy della cantina sperimentale, il vecchio Netum, che costi hanno oggi, se uno dovesse acquistarla? Il discorso lo sa qual è? E quando c'è stato quello scempio che hanno fatto in cantina sperimentale, quindi non si sa a chi è andato a finire, in quale mano sono andate a finire queste bottiglie, le hanno messe anche all'asta. Io ho visto anche nell'asta che hanno messo queste bottiglie sia di brandy che di moscato, di un valore a partire dall'asta dai 300 euro ai 400 euro hanno messo. E leggendo una di queste aste qua, addirittura parlavano non di cantina sperimentale, ma bensì parlavano di distilleria della cantina sperimentale. La cantina sperimentale non ha fatto mai distillazione. Non conoscendo la storia, ecco, ci si lascia. Il prodotto non può essere distillato.
cioè inizialmente a Noto noi avevamo diverse distillerie, c'era la distilleria che si trovava a Paghino e la distilleria che si trovava a San Paolo, dove si portavano le vilacce, perché le vilacce non si possono buttare, quindi venivano distillate. Poi in funzione del tipo di prodotto che si doveva fare, si utilizzava, diciamo, la vinaccia. In questo caso qua nel Nedomu veniva utilizzato la vinaccia del Moscato. Maurizio, siamo alla fine, grazie per queste notizie che fanno piacere non solo a coloro che vogliono e devono ricordare, ma anche a tanti giovani che vogliono apprendere. Ecco, abbiamo parlato di questa rinomata cantina sperimentale che c'era nella città di Noto, una delle poche cose, diciamolo veramente, che aveva un grande valore e che oggi non c'è più. Abbiamo parlato anche dei prodotti della cantina sperimentale, quindi del brandy Netum, ma anche del moscato liquoroso della nostra cantina sperimentale. Maurizio, ti ringrazio sempre, sei ricco di notizie, è un piacere ascoltarti. Mi auguro che insieme a Marco verrà il giorno in cui aprirai le tue porte alle nostre telecamere per poter parlare di vino, ma per poter assaggiare anche del vino. Per il momento ci accontentiamo delle notizie. Grazie Maurizio, a presto. Grazie a voi e buonasera a tutti. Grazie a quanti ci avete seguito, l'appuntamento per le prossime trasmissioni.